Allora, dovete sapere che lui, il professore, è più volte ha detto che è favorevole al nucleare. Esattamente. Sono favorevole al nucleare perché il nucleare è la forma di energia più potente che c'è. Se infatti ti come si chiama quelli che fanno paura ai bambini, che nelle fiabe? Ti mostro i procedimenti. Professore, almeno una parola ti base. Ti mostro i procedimenti. Vabbè. Che portano a capire quanto è potente il nucleare. Allora, ci sono due procedimenti. C'è. Uno è la scissione e l'altro la fissione. Allora, come si chiama la cosa per attaccare nel cutere? Con la scissione. Con la scissione si ottiene un'energia che è, quante erano le leghe sotto i mari? 20.000. 20.000, io non ci devo una mica curva, 20.000. No, c'era le leghe, c'era tutti allora, i mari. Che era 20.000 volte superiore a quella del sole. Del sole. Mentre con la scissione si ottiene un'energia di 30.000 volte superiore a quella da cui la formula ormai famosa in tutta Italia, certo, è uguale a per D per S. Energia uguale accelerazione Energia nucleare uguale a rodastiriri. Perché è potente. Però usiamo termini, se ce la facciamo usare termini scientifici. Le uso scientifico, è uguale a per D per G. Va bene. Energia uguale a rodagotto. Professore, per favore, dai. Quindi l'energia nucleare è quella che conviene più di tutti. Oh. Perché allora noi cosa dobbiamo essere? Ancora i come si chiama per aprire? Quelle che sono per aprire? Schiavi del petrolio. Dobbiamo essere schiavi. Oh, questi sceriffi del petrolio, intanto si dice a uno e aumenta il prezzo. Meno male che c'è l'America che ogni tanto gli getta qualche bomba e si canta. No, quello no, ma adesso non è, non è giù. Comunque, noi dobbiamo essere autonomi. Dobbiamo andare avanti. Ascolta, ma da quando è che lei ha questi voti di memoria? Io c'ho voti di memoria? Non mi risulta. Quando è che è andata a Chernobyl? Te lo dico subito. Allora, fammi fare due... Come si chiama? Vengono i rini, come si chiama? Calcoli, due calcoli. Allora, aspetta. Allora, che anno siamo adesso? Nel 2012. Perché l'anno te la ricorda? No, perché c'ho amnestie. Allora, 2012 meno 38. Allora, il 2 meno 8 non fa. Il 2 chiede una cifra all'1. Gliela chiede, però, te l'ho lasciata anche l'altra volta, non ti dirà solo... Non me la tolgo. Ma che calcolo è? Non gliela ma dai, ma che ragionamento è? Mi scusi. Allora... Dai! L'uno chiede, dice no, chiedilo allo zero, lo zero, ma se non ti leggo manco zero, cosa mi dice? Ci mette a pensare con lei, allora. Lo zero, allora dice, te due, che ne hai due, il due avrà solo, vabbè, gliela lascio, gliela. Oh, meno male, allora. 12 meno 8, 4. 4. 11 meno, ma non me lo ricordo, 11 meno, che... Poneus 94. A piacere. 94. Cioè, quindi lei è 94. Nel 94 sono stato a Chernobyl. Ah, è stato a Chernobyl nel 94. Vai. Quindi esatto. E non ha colpe Chernobyl, quindi. Cioè, aspetta, tu stai dicendo praticamente che dopo il primo cosa c'è? Il secondo. Secondo te la colpa. Secondo te la colpa. Sì, secondo me sì. Allora, tu sei pervenuto con Chernobyl. Perché a Chernobyl si sta bene. Si respira, c'è aria, succede qualche fenomeno un po' particolare. Tipo? Le galline fanno uova quadrate. Ma come uova quadrate? Ma che differenza c'è? Eccomi che differenza, scusi, La differenza c'è. Che cazzo va a tirare culo di Aici? Però le uova sono più buone. Va bene, professor Pavasso, io direi che a questo punto la sua lezione è terminata. Va bene. Io le ringrazio perché è stato molto esaustivo. Esaustivo. Se ci manda la pubblicità in termini scientifici. Viva il nucleare e viva la pubblicità. Questo è il palazzo per poco. Il diavolo non esiste. Il diavolo? Non esiste. Non esiste il diavolo. Non esiste. Silenzio. No, capisci. No. Dai, ma dai. Ma lei sta urlando, scusi. Si dà un augo, poi mio. Il diavolo non è. Lui esiste. Non esiste. Esiste. Non esiste. 4 ore. E allora? Poi sono tornato a casa e mia moglie era a letto con un altro. Ai. Proprio vero, parli del diavolo e ti spuntano le corde. Ai, ci spuntinti all'Elemora. Ancora, ma cosa gli ha fatto l'Elemora? A me niente. Po' fortuna. Narrado a corona. Vabbè, sia giustizia, dai, non parliamo di queste cose, dai. Io glielo dico sempre, l'Elemora... Te per me sei come un figlio. Ecco. Quando lo vedo in televisione glielo dico, sì, te sei proprio un figlio.
Un figlio di... No! Non diciamo cose che sono bambini a quest'ora, dai, signor Giustino. Non sia offensivo. Ascolti. Mi servono un botto di DDT. Botto? DDT. Non è un DDT, mo giro col DDT, siamo in diretta. Poi che cosa se ne fa del DDT? Porto una gamba affumicata. Vabbè, ma secondo lei ci vuole il DDT per... Qual è la gamba, alla destra o a sinistra? No, no. Io l'altra. Non so dove vuole arrivare lei. L'altra. Signor Giustino, dai, per favore. Mo bau. Va? Ascolti, sono maestro. Ma le olive nere camminano? Le olive nere non camminano? No. No? Sammi su papà non babballutti. Signor Giustino! Ciao, miss. Ciao, ecco queste storie. Non siamo in via Satellite. Cioè? Siamo in via Pascoli. Cosa stai dicendo? Che hai sbagliato, copai. Ascolta, novità, ci sono arrivate proposte? Io mi hanno chiesto di fare 100 vetrine. Ci andrai tu? Ma sei matto? Perché, scusa? Ma lo sai quante sono 100 vetrine da lavare? Pitti con su culo. No, ma dai, non usare queste cose. Non usare certe espressioni, quella è una sceneggiata, non so mai che detta è. E poi lo sai che anche se ho la laurea in pulizia a vetri, sto cercando di cambiare vita. Devo fare la scogirl. La? Scogrill. La? Showgirl. Più grande fai fare, mi sbida, dai. Adesso come mi convocano le lo spiego. Aspetta che c'è un Oh! Scusa! Oh! Oh! Quando li fate i provini? Signorina, devi aspettare. Squattarao. Ma sei tu che fai la voce? Cioè. Ma siamo rincoglioni. Siamo sulle stelle, Ciccio. Ma scusa. E me l'hanno anche detto adesso. Ma non potevate provarlo uno lì? Ma siamo deficienti. Cioè io mi collego da Milano e questo è... ma veramente. Guarda, io... Siamo a livello di oratorio. Era anche credibile, no, scusa, se non lo dicevi tu. Non si capiva. No. Se sei un venditore di bacinelle, la ripetiamo la battuta un attimo, scusa. Dai, ripetila. Oh, quando sono i provini? Signorina deve aspettare. Cioè, squartarà. Uno parla così nella sala. Signorina deve aspettare, vari sebettilli, guarda, magari dai. Vabbè, comunque, cosa dobbiamo dirci adesso? Ci dobbiamo dire che lui si è sentito stressato e invece chi si è sentita stressata sono stata io la settimana scorsa. E come mai? Perché mi hanno portato in questo posto pieno di gente strana con questi fazzoletti verdi nel collo. Ma grezzi? Ah. Ce l'ho duro. E io, fai vedere. Come fai vedere? Non stai scherzando, mi sbida. Ma dai, non sono domande da fare in una convention di leghisti. A un certo punto ne arriva uno e mi fa, vuoi la torrona? Cioè, torrona? Ti avrò detto terrona. Vabbè, è lo stesso, non ho capito. E mi ha detto, cos'è lei che vuoi? E io gli ho detto... ti ha chiesto cosa vuoi? Ho capito che mi ha detto che cosa vuoi. E mi ha detto, voi del sud, siete dei ladri, volete portare via il lavoro a noi. E poi, cioè, qui te lo dice il trota. Il trota? C'era il trota in persona, corpo è presente, e tu? Esatto. E io gli ho detto, ma quale rubano lavoro che sto cercando di evitarlo? E poi? Se ce l'hai trotta, non è mica colpa mia. No, chiudiamo il collegamento, grazie. Mi sbida, se non mi sta, chiamaci. No, ma non tirare i soldi così, non tirare i soldi. Chi si dite, Andrea? Anche Flavia Regolendi, però. Flavia Regolendi. Comunque, non baci la Gemi, da farci dare. Ma te sei niente, Massimo. Ascolta, sei più su l'ultima cosa che ha fatto Marietto. Marietto del Limo. Coppai Mario. Ma chi? Mario Monti? Mario Monti. Coppai Mario Monti. Coppai mia, adesso. Dopo battiamo un filo, Massimo. Gli ho regalato un elicottero al bambino che andasesti. Con te, perché gli elicotteri di telecomando sono bellissimi. Ma te mi capo, un primo che? Un primo che? Sì, grazie, dottor. Massimo. No, non ti ho preso. Cioè, secondo tu da regalo giocattoli, gli ho regalato un Augusta, ultimo modello, col pilota pagato, Massimo, 12 milioni di euro.
commenti ti sta parregando Mario Monti ma passa qua bocca ti sta dubbiando armare tanti sono povero massimo, non sapete che c'è il benessere tanti sono povero però ma Mario Monti ha messo l'imu adesso a me tante scrimpo massimo ma adesso questa scimpo. Storia dell'imu c'è cioè, mi sai che da pago scambio quante case hai tu? 350 e cosa devi pagare di imu? No, 2,5 milioni, infatti potrei fare subito a Mario a Coppa e Mario cercando di non pagare ma ti un miserabile no non lo so dappano perché... Mario ascolta qua, qua che mi fai su sconto mi offendo dappano ma te sei maco gli ho fatto un assegno per su stato 5 milioni di euro con s'arresto per cassa benzina scarabinesi dappano ma te basta onda, scherzi ma lei com'è lei come ha fatto a fare così tanti soldi? Oh, massa, l'intelligenza, quando non c'è l'intelligenza, tengo 13 lauree, insomma. Domanda da abbogato sta crisi. E quanti anni hai studiato? No, tengo 4 viaggi, sono andato in Albania. Partito dai Bari, 4 viaggi, andato a massimo. Mi sono preso la laurea in architettura, in ingegneria e medicina, in chirurgia generale, tanti sono povero, massimo. Mi basta sezione di pistilloni, tanti sono scherzando. Oh massimo! Ma sta scherzando! Tanti sono scherzando! Le ha pagate! Gli ho pagato, manda a cagare su Ville Boss! No! Guarda, dai. Massimo! Trotta è pronto da sadera che lo solleva, capito? Tanti scrimpi uno! Guarda, ma è peggio del figlio di Bossi, però, ma scusi, La ragazza è scrimpo forte, Massimo. Lo so. L'ho incontrato lì, stavamo dando un esame. Comunque, tra vedere e non vedere, me la so presa anche io. Anche lì, ma vedi in giù di lavoro. Là, questa è di architettura, tanti sei sul laureato, va, con la gusta di architettura. Gusta architettura, la gusta architettura, questa è chirurgia generale, mi. Specializzazione di su dei mesi. Ma l'esame gli hanno fatto qualche domanda a figlio di Bossi? Tutto deficiente, tantinao. Quando l'acqua c'è freddo, come diventa? È tutto deficiente, è dura, come la legna, ce l'abbiamo dura. Ma deficiente, vuol dire adesso, ma ti ha avuto risposta a queste domande. Certo che lo sono sbagliato a fare. È un scemo tutto. Anche perché lo sanno tutti che diventa ghiaccio. Questa è una cosa... prendi, un massimo. L'acqua, quando c'è freddo, diventa ghiaccio, lo sanno cioè, tutti. Cioè, no, sul ghiaccio è fatto d'acqua. Ma se scherzo, non lo sapevo. Cioè, un massimo, ghiaccio, in sa vita... Non finisci mai di imparare, rendi conto. Cosa? Cioè, dai, che è una cosa strana. E tu cosa pensavi, scusa? Ma te pensi, io pensavo che quando c'era diventava fresca, si da buffare, stai, tendendici, oh Massimo. Massimo, di una cosa. Laga signoranza è legge. Ma signoranza se di nai fate bene, gane cagare. Grazie, dottor Fulvio, vada via. Prenda le lauree, prenda le lauree, prenda le lauree. Sto venendo battente. Dove stai andando? Sto andando a canzo cocchio, mantira che c'è sto rotto sto boe. Cali cocchio. Sante sai che già passato, te l'ho già detto prima. Già passato. Andato e tornato. Sì, che va a terra. Scusate, purtroppo capitano anche queste cose, quindi... E la vita hai amores che nunca puoi non olvidarsi. Momento che sempre guarda il corazon, perché aquello che un dia non hizo temblar di alegria è mentira che oggi pueda olvidarsi con un nuovo amor. Cubanos, Cuba tu tierra, tu gente passando trabajo, passando la gente. Giuliano! 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 Giuliano!